Salve a tutti e bentornati su Speziata. Oggi vedremo una preparazione di base della pasticceria, la pasta frolla. La realizzerò con il metodo sabbiato, che prevede una prima lavorazione di burro e farina allo scopo di impermeabilizzare le molecole di amido della farina, in modo che quando si aggiungeranno poi i liquidi non si formerà troppo glutine. Questo per rendere la pasta frolla ancora più fiabile. Fiabilità ancora più accentuata dall'utilizzo dello zucchero a velo anziché quello semolato. Vediamo quali sono gli ingredienti e le dosi per realizzarla. 500 g di farina debole 00, 300 g di burro, 200 g di zucchero a velo, 90 g di tuorli, un pizzico di sale e mezza bacca di vaniglia. Cominciamo allora questa lavorazione del burro con la farina. Il burro che dovrà essere freddo, comunque lavorabile, ad una temperatura intorno ai 14 gradi. E dobbiamo spezzettarlo, unirlo alla farina e lavorarlo con la punta delle dita fino a quando otteniamo un composto sabbioso, dobbiamo praticamente sfregarlo. Oppure possiamo accelerare questa lavorazione utilizzando la planetaria munita di foglia. Quindi pesiamo subito la farina. Ed aggiungiamo il burro spezzettato. Quindi cominciamo a lavorare ad una velocità medio-bassa. Nel frattempo possiamo recuperare i semini dalla bacca di vaniglia. La tagliamo prima a metà. E raschiamo via i semi, che possiamo unire anche nei tuorli d'uovo. Una volta che il composto è sabbiato, aggiungiamo lo zucchero. Aggiungiamo anche il sale e lasciamo miscelare. Dopodiché aggiungiamo i tuorli che battiamo prima con una forchetta. E lasciamo lavorare giusto il tempo necessario ad incorporare gli ingredienti. Spegniamo e togliamo il composto dalla planetaria. Quindi lo versiamo sul tavolo di lavoro e gli diamo la forma di panetto. Se necessario utilizziamo un pizzico di farina. Compattiamo, abbassiamo la pasta e la avvolgiamo con della pellicola o con della carta da forno. E la poniamo a rassodare in frigorifero per almeno un'ora prima dell'utilizzo. Oppure, se abbiamo fretta, possiamo utilizzare il congelatore. Magari sono sufficienti 30 minuti. Il riposo in frigorifero serve a stabilizzare i grassi e a rendere la lavorazione successiva più agevole, in modo che quando stendiamo poi la pasta, questa non si strappi. Una volta che la pasta frolla è ben fredda, la possiamo utilizzare. Andrà prima però rilavorata con le mani in modo da ricompattarla. La ricetta che vi ho mostrato è quella della pasta frolla sablé, utile per realizzare tartellette, crostate e biscotteria fine. Gli ingredienti della pasta frolla possono essere bilanciati in base al tipo di utilizzo che dobbiamo farne. Possiamo aumentare o diminuire la quantità del burro se vogliamo variare la friabilità della pasta frolla. Oppure possiamo sostituire parte dei tuorli con uova intere per ottenere una pasta frolla più compatta, o sostituire lo zucchero a velo con zucchero semolato, che conferisce alla frolla maggiore croccantezza. Inoltre è importante, per qualsiasi tipo di frolla, utilizzare sempre farina debole, ovvero una farina povera di proteine che sviluppa meno glutine. È la comune farina che troviamo al supermercato. Seguite i miei prossimi video e vi mostrerò come utilizzare al meglio questo tipo di pasta frolla. Un saluto da Sonia, vi ringrazio per la vostra attenzione e continuate a seguire Speziata.